Salve a tutti amici e ben ritrovati, siamo i vostri Mitter, eccoci qui per l'episodio di Assassin's Creed Revelation. Sono qui con il terzo e ultimo capitolo della serie di Ezio Collection, pronti a concludere insieme la storia di Ezio di Torre Firenze. Revelation è un titolo che riesce a chiudere un po' tutto il circo che riguarda Ezio, ma che ci porta in un momento di transizione nella vita di Desmond Miles. Infatti, se ci ricordiamo, nel finale di Brotherhood lui ha ucciso Lucy, non per suo volere ma volere di Giunone, e poi è caduto in coma. Infatti sentiamo, quando sono nei titoli di coda, la voce di qualcuno che dice a Desmond di mettere la macchina, che il suo cervello lavori, perché magari anche se è in coma il cervello può lavorare. Bene, Ezio invece ha sconfitto Cesare Borgia, ha sconfitto Borgia e i Templari in Italia, e non sappiamo ora cosa farà, perché lui è il maestro d'Italia, ma in Italia non so più assassino, magari andrà a cacciare qualche altro Templare, chi lo sa. Ma per scoprirlo mi andrà avanti, ma prima di andare vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere, supportare il serie e il canale. Vi ricordo anche la possibilità di seguirmi sui vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, avere altri contenuti molti che hanno offerti e partecipare, mi attivo dai canali community, tra sondaggi, richieste e discussioni. In ultimo ricordo anche la possibilità di abbonarmi alla rete YouTube, avverrà il maggior panel sui tiri vantaggi, a cui badge emoji, video che potete vedere anteprima, anche serie di gradi abbonati e quant'altro. C'è anche la possibilità di abbonarvi con le Twitch, infatti faccio occasionalmente live su Twitch e YouTube, vorrei essere un po' più continuo, ma il tempo è quello che è, e anche il fuso che è un gran problema per me, ma lasciamo stare questo. Torniamo al nostro studio di oggi, quindi bando le ciance, io sparisco e che piaccio a Benizio. Let's go. Desmond Miles, la tua vita è cambiata parecchio nel giro di poco tempo. 2 mesi fa preparavi drink per banchieri e celebrità, e guardati adesso, sei un assassino, uno di noi, uno dei buoni. Che bello, eh? Uomini e donne votati a preservare la vita umana e la libertà. Non come quei templari, autocrati freddi e calcolatori, ossessionati dall'ordine. Facciamo del nostro meglio per fermarli. Del nostro meglio. Ah, ma tutto questo te lo ricordi, vero? Ti ricordi l'Animus, la macchina che usiamo per rivivere i ricordi dei nostri antenati? Prima sei stato Altair, un assassino nella Terra Santa del XII secolo. Poi sei stato Ezio Auditore, un carismatico italiano con uno spiccato senso della vendetta. Allora, che cosa abbiamo noi tre in comune? Esatto, la mela dell'Eden. Strano manufatto lasciato da quella gente, coloro che vennero prima. Sai, il potere della mela l'hai provato di persona. Oh, è stato divertente, vero Desmond? Ma le cose cambieranno. Niente si sta frammentando, sta cadendo a pezzi, e se non trovi il modo di svegliarti potresti perderti per sempre. Ok, ho disattivato il sistema di monitoraggio dell'Animus per liberare un po' di memoria, ma anche così è rischioso. Desmond se la caverà. La partizione ha funzionato, l'Animus è stabile e i suoi segnali sono buoni. Per ora. Ma è stato costruito per ricreare ricordi, non per simulare interi processi cognitivi. L'Animus farà la sua parte e Desmond farà il resto. Che succede? Non riesco a muovermi. No! Ok, in questo momento noi dobbiamo trovarci dove l'Animus, ma la sua safe, ma infatti l'avete visto lì nei titoli a scheda nera,
nel BIOS c'è appunto selezionato Safe Mode attiva, quindi siamo nella parte dell'Animus, mentre il nostro Desmo in realtà è in coma. Vado da Rebecca e da un'altra voce di cui adesso non sappiamo di chi sia. In più ho avuto anche una terza voce. Mi hai appena superato. 16. Oh, non ti hanno detto il mio nome. Porca puttana, sono ancora nell'Animus. Hai subito un bello shock là fuori. Rebecca, tirami fuori da qui. Non possono aiutarti, Des. Sei un uomo distrutto. La tua mente è... a pezzi. A pezzi? Mi sento bene. Come stavo io? Ehi! E guardami ora. Parliamone. Vieni con me. Che posto è questo? Niente male, eh? Siamo nel cuore dell'Animus. Nel programma sperimentale, niente ricordi, qui solo fisica di base, simulazioni climatiche. Ciao, mondo. Là fuori hanno avuto il buon senso di attaccarti qui. Ti ho salvato la vita. Salvata da cosa? Adesso potresti essere in un ospedale a sbavare e a morsicarti la lingua. Per ora l'Animus ti mantiene intatto, evitando di creare un grosso casino con tutti i tuoi antenati. Ma se non trovi un giunto sincronico, tutte quelle personalità si fonderanno fra loro. E non sarebbe salutare. Un giunto sincronico? Ci sto arrivando, aspetta. Ecco. Quella è la tua via d'uscita. Mi prendi per il culo. Ecco il problema. Il tuo cervello è andato, hai in testa troppi fantasmi, troppe voci. Allora come se ne esce? Fai strada a ritroso nei dati conservati. Trovi dei ricordi incompleti e li apri a forza. Finisci ciò che hai iniziato, finché l'uovo non ha più niente da mostrarti. Questo è un giunto sincronico. E una volta fatto, l'Animus è in grado di separare Desmond da Ezio Altair e farti tornare a casa, dentro tuo corpo. Come fai a saperlo? Perché è successo a me. Ma il mio corpo è cibo per vermi. Così sono bloccato qui. Ah, un avvertimento. Quando passi di lì, tutto cambia. Niente risulta normale. Ma il controllo ce l'hai sempre tu e sta a te trovare la via d'uscita. Bene. Se ti sbrighi, puoi fare il tempo per le esequie di Lucy. Cosa? Oh, non lo sapevi. Lucy. Mi dispiace. Non ero io. Non ero io. Era quella voce. Giunone. Sarà impossessata di me. Ma costretto. Che sto facendo? Che cosa ho fatto? Bene, prima di iniziare e facciamo un piccolo recap di questo successo in pratica. Solito 16, che è anche colui che ha fatto un riassunto delle precedenti puntate, ce l'è stato nelle vecchie serie TV, ci ha spiegato come. Aspettate, Rebecca, ci ha spiegato come noi abbiamo un problema mentale. Abbiamo avuto una crisi mentale in quanto la nostra persona è stata frammentata tra quella di Ezio e di Altair. Per farci bisogna fare in modo di. Di completare alcuni ricordi del passato, cioè in modo che quella personalità di Ezio si senta completa e si scinda da Desmond e anche Altair. Quindi prevedeci infatti appunto un momento in cui questi tre personaggi entrano in contatto insieme, ritrovando anche però Desmond la verità sulla storia di entrambi i due assassini. Tutto questo, caro 16, ci dice pure come l'avuto stesso problema. Ma il suo corpo ormai non c'è più, quindi anche se è stato un problema mentale è stato stare lì per sempre. Mi dispiace tanto per lui, sinceramente, una mente vittima dell'Abstergo. E in tutto questo gli è rivelato anche a Desmond come lui abbia ucciso Lucy. Cioè, gli ha detto, se fai in tempo, riusciresti ad arrivare per funerare Lucy, che lui ha ucciso, forzato da Giunone. Ok, ma è stato Desmond a usare la lama.
È stato difficile, ragazzi, per Paul Desmond riuscire a uscirne da tutto ciò. Che farà? Chi lo sa. Sean, che cosa succede? Fammici parlare. Hai... Aspetta, ti metto in viva voce. Sean, sono William. È tutto sotto controllo? Ah, ma c'ha anche a te. Per Dio, cerca di avere un po' di classe. Va bene, ora calmati. Oh, questa poi. Lucy è morta e vuoi che mi comporti come se nulla fosse, vero? E come sta Desmond? Fa un pisolino. Ora basta, Sean. E se fosse un Templare, Bill? Eh? Se fosse stato programmato? È già successo, sai? No, non Desmond. Giusto. Ce lo diresti. Sean. Attenzione, qua c'è un dialogo fra questi dei nostri due compagni di viaggio e questa stessa voce. E Sean dice: è possibile che Desmond sia un Templare o sia stato programmato per uccidere gli assassini dall'interno? È già successo? Quindi magari infiltrato? Chi lo sa? La cosa che però non sapeva che non è così, purtroppo loro non sanno niente. E finché non uscirà qui non lo sapranno mai. Comunque, momento di buttarci, ragazzi. Spero un po' che il nostro Desmond sia qui proprio disperato, con la barbetta incolta, vestito nero, il lutto quasi. E sono questa parte dell'Animus che in realtà è la Stave Mode, ma come tu sai dice è la zona primordiale dell'Animus, cioè dove qui c'è la ricreazione degli ambienti senza ricordi, quindi atmosfera, terreno, aria, clima, tutte queste cose. Ma andiamo, ragazzi, dai. Claudia, mia cara sorella, sono ad Acri ormai da una settimana, in buona salute, ma preparato al peggio. Gli uomini e le donne che mi hanno nutrito e ospitato qui mi hanno altresì avvertito che la strada per Masyaf è infestata da mercenari e banditi originari di altre terre. Non oso immaginare che cosa possa voler dire. Quando lasciai Roma 10 mesi fa, avevo un unico scopo: scoprire ciò che era sfuggito a nostro padre. In una lettera scritta l'anno prima che io nascessi, egli accennava una biblioteca nascosta sotto il castello di Masyaf, un santuario colmo d'una saggezza inestimabile. Che cosa vi troverò una volta giunto? Chi mi accoglierà? Un manipolo di zelanti templari come te? O nient'altro che il sibilo di un vento freddo e solitario? Da circa 300 anni Masyaf non ospita più gli assassini. Possiamo ancora rivendicarne il possesso. Siamo benvenuti fra le sue mura. Ne ho abbastanza di questa lotta, Claudia. Non perché sia stanco, ma perché la nostra battaglia sembra andare in una sola direzione: verso il caos. Oggi ho più domande che risposte. Per questo mi sono spinto tanto lontano, per fare chiarezza, per trovare la saggezza lasciata dal grande Altair, in modo da comprendere meglio lo scopo della nostra lotta e il mio ruolo in essa. Se dovesse accadermi qualcosa, Claudia, se le mie abilità dovessero tradirmi o le mie ambizioni traviarmi, non cercare giustizia o vendetta, ma insisti nella ricerca della verità perché tutti possano beneficiarne. La mia storia non è diversa da quella di tanti altri e il mondo non soffrirà se dovesse finire anzitempo.
Devo dire che Ubisoft è sempre stata brava a fare i trailer, queste qua i trailer, ma vedete anche la parte del gioco, infatti non ho scoperto come altre Ezio, ho scoperto come il, abbia voluto scoprire che il padre parlava di una biblioteca a Masyaf, l'antico castello di assassini, e che quindi è raggiunto lì perché questa biblioteca era colma di conoscenza. Un viaggio verso l'indietro perché non sapeva chi trovava Masyaf, se nessuno o templari, visto che Masyaf era un castello assassino, magari i templari erano lì che cercano qualcosa, chi lo sa. Ma lui trova templari, c'è questa battaglia figa, epica, ed è un periodo che nel gioco si riesca a ricreare queste battaglie così, perché immaginate se poi fate combattimenti in cui c'è queste meccaniche, tipo l'attacco in due, tu scansi uno, attacchi l'altro. Questo livello troppo ancora non si è giunto. E abbiamo visto delle scene in cui appunto Ezio non solo cerca la conoscenza di Altair, ma c'è anche Altair che così lo perseguita, lo segue. E questo è il momento prima di Desmond, perché c'è sia Altair che Ezio sono un poco in contrasto, cioè sono sulla stessa linea temporale quasi, dire anche se non lo sono. E questo presenza di Altair e Desmond nello stesso, nello stesso momento crea proprio tantissimo problema a Desmond, e quindi cercherò lui di risolvere tutto. E si vede la ricerca di questa biblioteca, della verità e del passato, magari se ci sarà di Altair potrà liberare Desmond. Una cosa che non ho tanto pronto che giocare Flash, perché io giocai prima i primi tre assistini di con la trilogia di Ezio e poi giocai il primo. Ma questa parte in cui Ezio salta, cioè stava per essere impiccato e poi salta per Altair, e realisticamente Altair saltò da lì. Ricordo la scena in cui insieme ad altri assassini sotto l'odio di Al-Mualim si buttano lì nel vuoto, mostrando la fedeltà di assassini rispetto al Mualim, cioè Altair era solo una stratagemma per far uscire questi tre assassini, queste tre reclute, a girare i nemici e attaccarli con una trappola. Cioè, una cosa veramente fighissima. E qui c'è un riscontro che io a tempo non li conobbi perché non giocai il primo Assassin's Creed. Ma davvero, comunque, fuga in extremis. Questo problema non impedirà a Ezio di rilevare i segreti di Altair. Entra nella cittadella, trova l'equipaggiamento di Ezio e cerca la biblioteca. Raggiunge il mastio di Masyaf, e per fare una sincronizzazione totale uccide un templare bizantino con un contrattacco letale. La cosa che mi ha fatto un po' capire, questo gioco di Ezio, la Revelation, ha avuto la collaborazione di molti studi di Ubisoft, quindi direi che Ubisoft ha davvero spinto per questo gioco, era forse la punta di diamante. In effetti Revelation ha avuto un grande sviluppo, ha ripreso tutto ciò che c'era di buono nei precedenti titoli, che era povero, che è benedito, però l'ha fatto bene, ha introdotto delle meccaniche interessanti, insomma davvero tanta tanta bella roba. E qui guardate qua, vedi, c'è Altair che ci guida quasi. Là i demoni stanno cercando, che poi pure il templare sembra quasi Roberto di Sable, calvo come lui, uno sguardo cattivo. Comunque, se c'è un uomo che ha traghettato gli assassini nella modernità, questo è Altair Ibn Had. Cioè, Altair figlio di Had, dovrebbe essere questo Ibn Had. Nato in Terra Santa nel 1165, da genitori praticamente sconosciuti. Entrato nell'ordine senza nemmeno scegliere, tuttavia Altair si dimostra un allievo devoto e un grande combattente fin dall'adolescenza. Anche se sono dei genitori noti assassini, se ricordo male. Il padre sicuro, il nome non mi ricordo. Nel 1189, mentre infuriava la terza crociata, Altair lasciò a bocca aperta persino il suo capo Al-Mualim, liquidando praticamente da solo un'armata di soldati crociati alle porte del castello di Masyaf. Da quel momento in poi il suo nome divenne celebre fra tutti gli assassini. Nei due anni successivi, la reputazione di uomo tenace e di guerriero invincibile oscurò ogni altro aspetto della sua misteriosa vita. Amato da pochi, ma ammirato da tutti, Altair doveva le sue incredibili abilità tanto lo straordinario successo quanto l'insopportabile arroganza, e l'abbiamo vista poi. Ma questa è solo una parte della storia. Fin dalla giovinezza, Altair dimostra di possedere un incredibile sesto senso che gli permette di conoscere emozioni e intenzioni di nemici e alleati. Per questo è che, appunto, il sesto senso che era insito nella città Isu, e Altair essendo parte degli Isu, un ibrido tra umani e Isu, un erede, diciamo, ha ereditato questa abilità. Così come Ezio e anche Desmond. Comunque, soprannominata dai suoi fratelli Occhio dell'Aquila, perché appunto attesi di Aquila,
Tra le dotte venne coltivata da Altair in gran segreto. Egli infatti temeva che questa particolare abilità, che lo rendeva diverso da tutti gli altri, avrebbe potuto anche rivelarsi un peso. Grazie ai ricordi affidati da Altair alle 5 chiavi di Masyaf, di questo non sapevo niente, ora possiamo conoscere meglio quest'uomo, senza doverci accontentare dell'avatar piuttosto primitivo, frutto del sistema di proiezione dell'Animus 1.28 esemplare. Sì, che fa. Uccidete quel bastardo! Oh, parole. Sequenza 1, come tornare a casa, è una bella sfida. Ok, quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Siamo sbattuto in acqua, peccato. Devo dire che questo slow motion mentre fa il contrattacco mi piace. Anche soprattutto il gameplay, però è quello che c'era in Assassin's Creed Brotherhood, cioè quello stesso. Non è malvagio, però giustamente non è di un gameplay di alto livello. È un gameplay da leggero, adatto per un gioco narrativo come questo. Questo è strano. Oh, ma che sta a martellare i muri così? Come fa a colorare tutto? Sei un genio, amico mio, fatelo lì. Alve. Vedi che manca a me, non c'è più il film, c'è la H di Auri, come da quella ottomana. Abbiate pietà, vi prego. Sono un lavoratore, ho famiglia. Che genere di lavoro fai? Scavo per lo più. Ci ho messo un anno a trovare questa camera e negli ultimi 3 mesi ho provato a oltrepassare questa porta. Non hai fatto molti progressi. Non l'ho neanche scalfita. Questa pietra è più dura dell'acciaio. Non ce la farai. Questa porta protegge oggetti più preziosi di tutto l'oro del mondo. Ah, intendete dire gemme? Ci sono delle serrature qui. Dove sono le chiavi? Quei templari ne hanno trovata una sotto il palazzo del sultano ottomano. E immagino che il libercolo dirà loro dove sono le altre. Libercolo? Una sorta di diario. Quel maledetto capitano se lo porta dietro dovunque. Torna a casa. Trova lavoro da gente onesta. Oh, mi piacerebbe andarmene, ma quegli uomini mi ucciderebbero se ci provassi. Prendi gli attrezzi. Ok, uno strano diario, qui c'è appunto la porta della biblioteca di Masyaf. Un misterioso diario ha condotto i templari a Masyaf, trova il capitano dei templari e recupera il diario. Per fare la sincronizzazione totale non fallì nessun pedinamento. Bene. E qui c'è anche un uomo che è molto gesticolante, ma non è che bella porta. Questo è un assassino lì sopra. Ok, lui già scappa, cioè non è scappato, cioè scappa da solo, benissimo. E li conosce che siamo in un'epoca in cui il ripresentino è già caduto, sono pure pure, e ci sono gli ottomani che stanno proprio in ascesa. Bene, usciamo da qui, vediamo un po' chi beccheremo stavolta. Che bella mazia. Tutto che l'ha perso, vedete che è 300 anni, 200 anni circa. Sì, 400 che è 1500, ma se avete 1100 circa si è abbandonato, mi sembra. L'assassino non deve mettere le mani su quel libro! Una volta raggiunto Leandros, usciremo dal villaggio con lui! Guardategli le spalle e assicuratevi che nessuno lo segua! Ok. Ci chiudo dentro con noi, non so se siamo buoni da per loro, sinceramente. Urca, attenzione. Trova il capitano templare. Ok, devo trovare il capitano, ma
e più i nemici. Sembra che potevo girarli perché da quella parte e siamo tutti templari, quindi questa è la parte in cui Altair arrivò sopra i nemici che stavo per attaccare Masyaf. Ci sia questo ricordo. Evitiamo un nemico ovviamente. Ecco là, giratevi, giratevi. Non so se devo attaccarli oppure non mi ricordo ora. Se mi conviene evitarli. Ho cosciuto senza combattere con nessuno. Abbiamo anche il paracadute. Wow. Il potere di Leonardo. Non so, per la cosa prima di per assassinare quello sotto. Non c'è nessuno sotto. Quello è a noi. Ancora qui c'è gente che ci vive. Seguimi almeno uno fino alla destinazione. Ok. Invece che seguire questi uomini qui. In realtà il loro capo Leandros che c'ha il diario. Vabbè, ma ti butto di fronte all'albero, cioè un po' di spazio, non ti vai sull'albero. Bene, bene, ma non benissimo. Non mi faccio beccare per la perfezione e quindi proviamo, dai. C'è una spiegazione valida. Tagliati di mezzo! Nessuno se ne va finché l'assassino non è morto! È chiaro? Perdonate, capitano. Ma sembra che ci abbia provato. Vai! Vai! Oh. Bellissimo lui, c'è no, nessuno se ne va finché l'assassino è ancora vivo. E perché tu te ne vai? Un grande, capitano, no? Proprio il coraggio fatto a persona, complimenti. Complimenti. Abbiamo seguito, legato a un capo. Che bello. È dietro di noi! Là! Lo vedete? C'è anche un po' che lo prenderate, Cioè, zio, fa male, la pancia di bruci. Diavolo. Più vicini, più vicini! Più vicino! Togliti! Aspetta! Va all'inferno! Veramente mi è simpaticissimo dire la verità. Faccio poi nemici, è possibile. Prendi questo! Crema bastardo! Fermatelo! Vabbè, povero Ezio, tutto in luce, ha rotto di collo, sì, ma non si può così rompere davvero il collo. Merito tutti questi momenti di ricaricamento, ma odiosità per adesso. Non togliete gli occhi dalla strada per un solo istante, ci siamo capiti? Nessuno passi! Leandros, là! Bene, bene, guarda chi esce da questo buco per crepare! È un passo dalla morte, so, finitelo. Portatemi la sua testa o gettatevi da soli in questa gola. No, davvero, non c'è niente concesso. Almeno quello lo affrontava alla fine. Poi Leandros, il capitano dei Templari, ti ha lasciato a morire. Trovalo e uccidilo. Quindi recuperi il diario. Uccidi almeno 5 gade da un mucchio di fieno. L'acqua ferita. No, veramente è bello che prima che lui
Dai, sta morendo, attaccatelo. E tu che fai? Niente. Ucciderlo. Loro di puzzo. Vedete quante belle. Questa è una bellissima cosa, avere delle bombe che noi possiamo creare. È una cosa fighissima, posso dire. Un pezzo è. Insomma, già a tempi quando la Roma dicevano, ma lei è un'università, non può fare queste cose. Cioè, qui è un po' più grande, sai che sono stati 20 anni, quindi. Ma è ancora c'ha spinta, ma lo dici. Era così facile un tempo. E lo so, Ezio, una volta facile facile. Comunque. Fare di pieno. Non c'è la medicina, per favore, dai, dimmela. No. Comunque, dobbiamo cercare di uccidere tutto, giungere il capitano. No, no, non voglio usare. Nulla è tiro, anche secondo me. Qua è l'occhio là, però. R1 è la probabilità che. La medaglia che è molto interessante per questo gioco. Ma come. Ah, ecco, un L3. Guarda, wow, questa cosa che tu vedrai i suoi passi. Molto bello dire. Beh, dai ragazzi, dobbiamo uccidere tutti, va. Possibile che tu sia tanto letale quanto ti dipingono le leggende? O io sono a capo di una manica di ubriachi armati di fronde. Da questa parte, Ezio. Adesso non c'è via di fuga. Né per me. Né tantomeno per te. Uccidetelo! Fatelo a pezzi! Vedi il nostro caro amico, non va più. Non più scappare, che davvero scusa tu lui si inventava. Ti ho visto! Sì, anche io l'ho visto, sai. Io facciamo qui apposta. Una brava come diceva per me, che sono vecchie, bisogna delle mie medicinali. Occhio, possiamo dire che ci lui di vedere, vuol dire che. Cioè, la finalmente. Meglio, questo placa il dolore. Sì. Dai, diglielo, sì, questo è meglio. Longin Leandro si chiedono dei templari. Non credo che ci attaccheranno, ma io posso tranquillamente raggiungerlo dall'altro. Oh, la cazza. E lui è qui, sotto è abbastanza semplice, si sta scendendo giù. Faccio la prima guardia e poi fai il giro da fuori e sei già arrivato. E mo? L'arrampica. Oh, oh, stronzo, i mortacci qua. Mi sparano, oh. Veloce, veloce. E vabbè, è solo sfigato. Gli cade tutto. Via, 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 non ci peccate, maledetto, non ci peccate. Forse questo devo uccidere, sarà meglio. Qui loro non arrivano. Posso arrampicarmi con calma da qui. Esatto, grande. Ui, ancora a sparare. Oh, ma questo veramente lo sto adorando, Leandros, eh. Don Colmanè, Aleandros, Machupei, Fernando. Eccoci. Che cosa ci vuole per ucciderti? Perché non muori? Perché non devo morire, non muori tu. Ciao, bello. Ma non sei stanco di blaterare? Ebbene, il vecchio Segugio morde ancora. Il libro che porti con te, dove lo tieni? Ah, il diario di Polo. Non ti servirà a niente. Non più. Abbiamo già trovato una delle chiavi di Masyaf e ci avviciniamo alle altre. Ciò che sta in quella biblioteca non è per voi, non è per i Templari. Ah, puoi tenerti i libri di Altair, Ezio. Noi cerchiamo solo consiglio. Vogliamo solo indicazioni per la posizione del Grande Tempio. Oh. Il Grande Tempio? Dimmi di più, ora! Requiescati in pace, bastardo. Ed è tornato il vecchio Ezio. Badass. E comunque, niente. Quanto per la lava, cioè adesso ha proprio incarnato il nostro desiderio di dire, ma quando muore questo, rimostraci sua. Perfetto.
E Leandro ci ha lasciato. La leggenda continua con Ezio, il leggendario assassino. Questa mela è davvero notevole. Senti il materiale. Duro come l'acciaio, ma leggerissimo. Vuoi davvero giocare con quel coso? Certo, assolutamente sì. È molto tempo che aspetto di mettere le mani su uno di questi. Ok, mi stai facendo innervosire, Bill. Tranquilla. Non credo di avere i geni giusti per maneggiarla a dovere. Ah, ma Desmond, credi che ce li abbia? Detto bene, hanno la mela, ma lui non può utilizzare i geni. È un geni ISU. Ed ecco qui, quello Desmond. Ma che è successo? Stavi curiosando. Cavi al di fuori della partizione, Desmond. Così, dopo che l'animo sta trovato, t'ha rispedito qui. Segue solo gli ordini. Come un programma di verifica. Cerca di mantenere intatto il tuo cervello, ti piaccia o meno. E tu che ci fai qui esattamente? Gioco, imparo, aspetto. In effetti, aspetto molto. Estraggo l'animus come meglio posso, per te e le tue esplorazioni. Altrimenti potrebbe darti la caccia come un piccolo virus e eliminarti. Beh, il mio angelo custode. Quello non esiste. Sì, io... Grazie. Mazza, sei riuscito aiuto, però... Cioè, Ezio... Ezio stava scherzando, sono un gioco questo, mi dice la verità. No, quello non esiste, lo sappiamo, però... Non fa così. Chiudiamo un altro viaggio? Andiamo. Cara sorella, Masyaf è occupata da una banda di Templari. Il loro obiettivo è chiaro. Vogliono i segreti rinchiusi nella biblioteca di Altair. Segreti che ritengono li condurranno a qualcosa chiamato Grande Tempio. Non so se ciò risponda o meno a verità, ma so che la biblioteca è sigillata. Ne ho veduto le porte. Tuttavia, nessuno può entrare senza le 5 chiavi che Niccolò Polo portò a Costantinopoli quasi 300 anni fa. Devo trovare quelle chiavi, Claudia. I Templari ne hanno già scoperta una, e non so quanto sarà difficile trovare le altre. Solo il tempo, l'abilità e la fortuna potranno dirlo.